sinistra o Parigi, i nostri atleti un giorno praticamente vanno medaglia, queste Olimpiadi, secondo lei come organizzazione come le sta vedendo? Ha visto l'atleta intossicato? Sento una grande responsabilità perché da ministro delle infrastrutture ovviamente sono co-protagonista della preparazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e quindi quando vedo le scene del villaggio olimpico con la gente che dorme per terra perché manca l'aria condizionata, con i letti di cartone, con la fila immensa, sto ragionando perché se sia Milano che Cortina abbiano un'ospitalità completamente diversa. Costringere gli atleti a nuotare nella Senna è un po' come costringerli a nuotare nel Seveso o nel Tevere, non mi sembra un'idea particolarmente intelligente. Poi spero che la cerimonia di chiusura sia più rispettosa e olimpica della disgustosa cerimonia di apertura, per quello che riguarda orgoglio per ogni, non solo per ogni medaglia italiana, perché una delle lezioni che mi porto a casa e che si portano a casa i miei figli è il quarto posto della Pilato, che ha detto è una bellissima giornata. Per spiegare ai nostri ragazzi, e qua vale anche per il Gran Premio, che va bene arrivare primo, secondo, terzo, però se arrivi quarto in un'Olimpiadi a livello mondiale e sei felice, non sei un fesso, sei una persona che ha lo spirito olimpico dentro, perché non si può sempre solo vincere. Quindi posso dirvi poi che il match di ieri senza italiani, poi Musetti è arrivato terzo, grandissimo, però Djokovic, Alcaraz, tanta roba, un debole per Djokovic, quindi mi porto via il bello dello spirito olimpico, certo, sicuramente un po' di superficialità nell'organizzazione, a leggere quello che gli atleti lamentano, ecco, andare in ospedale perché ti fanno nuotare in grafonia non mi sembra rispettoso per atleti che si sacrificano per mesi e mesi. A Monza non succede. E nemmeno a Milano Cortina. E nemmeno, no, non nuotano, li sciano. Quindi lì non fortunatamente. Ma se fa freddo. Fa freddo, lì dovremmo avere l'occhio aperto per riscaldare. Però anche lì, come abbiamo fatto tutto in tempi previsti sul circuito di Monza, andate a rileggervi la rassegna stampa di centinaia di pagine sulla pista di Bob di Cortina, che non si farà mai. Sono andato a Cortina, se andate a Cortina vedete che i tempi per il momento, a Dio piacendo, nonostante l'acqua, i temporali e le grandinate, sono assolutamente rispettati, quindi conto che l'Italia offrirà il meglio di sé al mondo per le Olimpiadi e Paralimpiadi del febbraio 26.